Ma secondo te, qual è il disco dell'estate? Scrivilo nei commenti. Eccomi qua, tornato dopo qualche giorno di pausa. Siamo ormai a fine luglio ed è ora di decidere quale sia il disco dell'estate. Ma ho un problema. Non c'è più il Festival Bar, i Wind Music Award o la pubblicità della Summer Card per capire quale sia. E quindi mi devo inventare un altro modo per decretare il vincitore. Partiamo dalle regole. Cosa decide quale sia il disco dell'estate? Una volta erano le vendite, poi l'essere in uno spot del Cornetto Algida. Ora sono i passaggi radio, i play su Spotify oppure le visualizzazioni su YouTube. Prima cosa, chiamo un mio amico esperto, Nicola Schenetti. Grandissimo Ciao, Marco tutto Cavas. bene? Ciao. Bene, te? Bene, bene. Senti, io ho bisogno del parere di un esperto. Ah, grazie, dimmi. Quindi non ti faccio una domanda sul calcio. Ah. Qual è secondo te il disco dell'estate? Allora, tolte tutte le trashate italiano latineggianti, a me piace molto Gerusalemme. Ok, quindi disco internazionale? Sì, molto bello, dai, ascoltalo. Tu non lo conoscevi, niente No, male. figurati, mai sentito, mai sentito. Su Molto. TikTok non lo sta usando nessuno. C'ha un bel flow, c'ha un bel flow. Va bene, grazie del parere. Ciao! Forza. Questo il parere di Nicola. Ma oltre a sentire l'esperto, ho fatto anche un sondaggio nelle Instagram Stories. E ovviamente sono usciti Mediterranea, Karaoke, Gerusalemme, Una vita da bomber, ma quello più votato nelle Instagram Stories è Bambini per strada di Fedez. Non me l'aspettavo. A mio parere, i dischi dell'estate sono due, a pari merito. Anzi, forse questo anche prima dell'altro. Hypnotize di Purple Disco Machine. Ed assieme ci metto Karaoke di Alessandra Amoroso. E secondo te invece, qual è il disco dell'estate? Scrivilo nei commenti. Per oggi è finito, ci vediamo domani.